tipo sui colleghi, sui settori generali, amici e colleghi. Ha fatto la scuola grazie perché prima, durante l'epoca del re Farouk, che l'ultimo re è stato l'Egitto, prima di diventare l'Egitto una repubblica cristiana araba, perché quando l'Egitto ha fatto uscire l'inglese, ha fatto la rivoluzione della rivoluzione inglese, è diventata una repubblica egiziana araba. Misr si dice in Egitto, Misr in arabo, ma il nome giusto è la Repubblica Egiziana Araba, Umuriya Masr Arabi. Umuriya, Repubblica, Masr, Misr, Egitto, Arabia, l'Araba. Bem. Ecco qua si vede queste case, questa gente sa che un po' la povertà, ma tutte hanno sopra le parabole. Guarda, tutto l'Egitto oramai, tutti gli egiziani, sia ricchi, poveri, oramai grazie sempre ai nostri grandi amici cinesi, la Cina. Si muove già da anni. Ecco qua una grande moschea, si vede, e che hanno mandato tutta questa roba, anche tanta altra roba, perché la parabola di cosa tutto quanto, 15 anni fa, 20 anni fa quando è uscito nuovo, costava una grandissima cifra. Invece ora con 30 euro puoi avere tutto, sa anche la parola piccola, quella c'è tanta, ma giusto, ma solamente magari per il statale di arabo. Invece magari un po' più grandino, pagando qualcosa di più, avrà anche il statale europeo e americano. Quindi grazie sempre ai nostri grandi amici cinesi. Vedete qua, guarda, una moschea, sempre Minaretur. C'è sopra la Minaretur, la Minaretur chiusa. Una chiesetta qua vicina a fianco. Un attimo, ora superando quelle case, si vede sempre a destra una chiesa grossa. Qui da noi, tra una chiesa e una moschea, almeno devono essere 100 metri di distanza. Quindi ecco, si vede? La capra. Tra cristiani e musulmani la vita è uguale, perché alla fine siamo tutti quanti egiziani. Non è contento, non ho detto niente. Non ho detto niente. Ecco sempre quelle case, sono anche pericolose, perché con magari l'alluvione, qualche terremoto, qualcosa, tutti quei blocchi di roccia, magari cascano sulle case della gente. È successo qualche volta, tanto sono morti con il terremoto sulle gente. Una scuola, guardate qui, da pochi metri dalla ferrovia, guardate. C'è anche da pochi metri la ferrovia dalla casa della gente, quindi la gente è abituata. Guarda qua, cammelli a sinistra nel dromedario. Guarda. Questo qua è questi sono commercianti che stanno vendendo questi cammelli. E il dromedario è importantissimo, soprattutto per i beduini, quelli nomadi del deserto. Invece qui anche viene usato nella valle del Nilo, ma di più noi abbiamo gli asini, i muli e poi altri tipi di animali. Da noi il carne del cammello va mangiata, ma bocca, rispetto alle altre carni tipo mucche, vitelli eccetera, capre, pecore eccetera. Invece il maiale da noi esiste, ma per poco in certi posti, perché solo lo mangiano i cristiani. Intanto anche i cristiani lo mangiano carne pure del maiale, anche prosciutto, quelle cose, invece carne proprio vero, cioè non lo mangiate perché fa molto male, perché qua siamo un paese caldo, anche è molto tanto grasso, e per quello anche i cristiani stessi non mangiano spesso il carne del maiale. Invece perché i musulmani carne del maiale è vita da mangiare, è proprio vita. Come è vietato l'alcol, anche carne di maiale. Invece il carne cammello va mangiata poco, perché di più va fatta salsicce di carne, quindi trova il carne di cammello. Ecco qua, si vede qua la gente, i paesini, le case, quindi